Sulla strada della promozione in Serie D, l'Avezzano trova al De Marzi la Virtus Cupello, reduce da due sconfitte consecutive, due punti nelle ultime quattro partite. Formazione tipo Pertorti, con Bisegna, Di Spirare, Dos Santos e Pendenza. Nel Cupello è l'ex Angizia Margaiotti a guidare la linea offensiva di mister Carlucci. Avvio sprint per l'Avezzano, al settimo controllo e girata di Pendenza, tra le braccia di Di Vincenzo. Al quarto d'ora scalda il mancino Bisegna, con una punizione da distanza siderale che accarezza il palo alla sinistra del portiere. I biancoverdi non riescono a sbloccarla e il Cupello gioca di rimessa. Al 27esimo ancora protagonista Bisegna, che da posizione defilata gonfia all'esterno della rete. 10 giri di lancetta e si fa vedere il Cupello. Da calcio d'angolo la palla arriva sui piedi di Capitan Berardi, che manca l'impatto e cestina l'occasione. Al 40esimo ancora forcing Avezzano. Bisegna illumina un corridoio per Dos Santos, che scarta Di Vincenzo ma si allunga il pallone e svanisce l'occasione. Sui titoli di coda della prima frazione di nuovo protagonista il brasiliano, che soffia la sfera felice ma spara fuori a tu per tu con Di Vincenzo. La ripresa si apre con Napolitano al posto di Berardi negli ospiti e un Avezzano che spinge a testa bassa. La prima chance capita però sui piedi del Cupello, con la conclusione di Conti, che Venditti blocca a terra. Al 17esimo si fa vedere Pendenza, che si libera, scarica il sinistro ma non trova lo specchio. Ben più ghiotta l'occasione gettata al vento al 18esimo. Sassarini va via sulla fascia, offre a Pendenza, che si allunga troppo la sfera e manda sul fondo. L'Avezzano espone il fianco alle ripartenze del Cupello, che al 22esimo rischia il colpo di mano con un contropiede quasi letale non finalizzato da Napolitano, che sparacchia in curva. Torti corre ai ripari e manda in campo Blanco per Sassarini, e l'argentino impiega 3 minuti per ricevere palla da Pendenza e beffare Di Vincenzo con un tocco sporco che gonfia la rete. Con il vantaggio in tasca l'Avezzano inizia a giocare sul velluto e al 38esimo trova il raddoppio con Pendenza, che si libera dal limite dell'area e gonfia l'angolino per il gol che mette in ghiaccio 3 punti e promozione. Per staccare il pass per la D basterà una vittoria nel recupero di mercoledì 20 aprile contro il Penne. Mister, tante occasioni nel primo tempo, tante occasioni anche in avvio di secondo tempo, la squadra ha avuto pazienza e poi l'ha sbloccata questa partita, ha portato a casa questi 3 punti importantissimi. E meritati, perché di fatto il Cupello ci ha impegnato pochissimo, noi siamo stati bravi, hai detto bene tu, avevo detto ai ragazzi che non era una partita semplice, perché loro è una squadra difficile da affrontare. Però noi abbiamo avuto tante occasioni per poter fare gol subito, non ci siamo, sì, però siamo rimasti in partita sempre, sempre attenti, applicati. E questo ha fatto sì che poi la partita l'abbiamo portata a casa, ripeto, con pieno merito, facendo una prestazione secondo me importante, perché con una squadra del genere concedere un tiro in porta a loro, perché c'è stato un tiro in porta, hanno avuto un'occasione dove è stato bravo il portierino ma a parlarla a terra, è stata una cosa secondo me importante. Manca poco, però ancora non abbiamo vinto niente, per cui dobbiamo rimanere sul pezzo e al recupero vediamo di sistemare la pratica. Mister, possiamo dire che il rimpianto della sua squadra è quello di non aver concretizzato almeno un paio di occasioni che sono arrivate prima del vantaggio dell'Avezzano, lì forse poteva cambiare la partita, è d'accordo? Sì, questa è la nostra pecca, non ci capitano tantissime occasioni, puoi venire ad Avezzano e giustamente la squadra avversaria ti può concedere al massimo le 3 occasioni come sono capitate a noi, non abbiamo segnato e dopo qualche minuto paradossalmente l'abbiamo preso quasi in una ripartenza loro e mi ero raccomandato di non lasciare campo, però purtroppo la foga o la voglia, forse in quel momento sembrava che ci credevamo un po' di più noi e la grande squadra ci ha castigato, però c'è anche da dire che al primo tempo comunque loro hanno avuto diverse occasioni e non l'hanno concretizzate loro, ecco.